lui va su Facebook, fa queste sparate, ecco, mi ha dato molto fastidio perché qui ho decine e decine di mail, di lettere, di cose di medici. Cosa è successo? Guardi, la cosa grave di determinate affermazioni è che in questo periodo le parole pesano come macigni e pesano ancora di più se provengono dalle istituzioni che dovrebbero tutelarci. E ha due risvolti negativi. Il primo è un'assoluta mancanza di rispetto per la dignità dei buontemponi, dei farabutti che hanno retto il sistema sanitario regionale alla canna del gas, non solo oggi, ma 10 anni nei quali non sono arrivati soldi, abbiamo avuto il blocco del personale e oggi ci sentiamo definire farabutti e buontemponi. Il secondo risvolto molto negativo, dottor Giletti, è sulla rabbia sociale che alimentano determinate dichiarazioni, perché un cittadino che ascolta queste parole inevitabilmente si scaraventa e scaraventa le sue insoddisfazioni sul personale medico, perché non è che va sotto la regione poi a protestare, viene a chiare negli ospedali quando non riceve i servizi per tempo. Noi medici campani, però, che nonostante tutto, dottore, assicuriamo pure a tutti. Dottore, però le parole del presidente della regione parlano di una piccola percentuale. È possibile che qualcuno non faccia il proprio dovere? Perché non credo che il presidente di una regione faccia una... finché fa gli attacchi a me personali va bene, ma quando attacca una categoria importante come la vostra dice però una piccola percentuale. È possibile? Se lo dice credo che abbia in mano delle cose. Prego. Guardi, prima di tutto c'è da dire che il sistema di controllo dei posti letto è centralizzato e computerizzato, quindi non è certo il medico che fa il buon tempone e che eventualmente ha in mano qualcosa, diciamo, può rifiutarsi di curare, non lo farebbe comunque. Peraltro io dico, se c'è qualcosa che non va, io sono dell'idea che bisogna fare nomi e cognomi, rivolgersi alla Procura della Repubblica, fare le denunce senza bisogno di spettacolarizzare e generalizzare in maniera così pericolosa in una situazione pandemica così grave, nella quale le assicuro, dottor Giletti, che gli stati d'animo sono davvero molto complessi e molto tesi. Allora noi dovremmo avere tranquillità. È stato chiaro, anch'io la penso come lei.